Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in Divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio Road to Glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Timo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2024. E sì, come avete letto nel titolo, è ufficiale, domani arriva il nuovo aggiornamento. Quindi domani arriva l'aggiornamento 3.1.0 che dovrebbe portare delle novità, ma ovviamente per quanto riguarda il contenuto dell'aggiornamento stiamo attingendo semplicemente da indiscrezioni, mentre la data ufficiale appunto è ufficiale. Adesso vi dirò di più, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Ragazzi, questa parte è fondamentale, non andate avanti, alzate il primo, lasciate l'iscrizione con la campanella attivata, ma soprattutto senza aver messo un bel like a questo video. Più like ci saranno, più contenuti informativi di questo tipo porterò sul canale, quindi se apprezzate il mio lavoro non dimenticate di supportare. Come sempre vi chiedo anche di passare alla descrizione, all'interno di quest'ultima troverete tantissimi link utili, come il mio profilo Instagram, un gruppo Telegram con all'interno più di 1100 persone dove potrete parlare di football e non solo, anche alcuni canali consigliati, tipo quello del socio AleBenny86. Ok ragazzi, voglio precisare che questo video non sarà molto lungo perché io non sto tanto bene, sto avendo una problematica, non voglio affliggervi troppo, non voglio dirvi nello specifico di che si tratta, però non sto benissimo, ho anche la febbre, quindi diciamo non sono al 100% e non ho intenzione di giocare né oggi né domani, forse, a meno che non cambio idea, diciamo, e non mi sento meglio, non mi scende un po' la febbre, perché appunto non sto tanto bene, non performerei al massimo. Però in ogni caso, innanzitutto chiedo scusa alle persone che purtroppo sto annullando il coaching, ma non me la sento assolutamente, quindi ragazzi, tutti i miei alunni che sono è stata rimandata la data, chiaramente ci siamo già sentiti di persona, ma chiedo scusa a tutti anche qui pubblicamente, purtroppo non sto tanto bene, però comunque anche se non posso portarvi contenuti dove gioco, almeno un piccolo video di qualche minuto per darvi questa notizia ufficiale, mi sforzo, anche se sto alquanto abbattuto e rincoglionito, mi sforzo e comunque cerco di portarvelo. Informazioni sull'aggiornamento 3.1.0. Pubblicheremo la versione 3.1.0 di Football 2024 il 5 ottobre 2023, cioè domani, giovedì, esattamente come aveva previsto Galvani, come aveva previsto Durandil, come avevo detto anche io, ma questo era chiaro. Ma era chiaro a tutti ragazzi, non c'era bisogno né di Durante né di Galvani né di me, perché la stagione 1 finisce domani, quindi per forza doveva esserci un aggiornamento per portare la stagione 2. Attenzione, non viene resettato il Dream Team domani, perché la fase non finisce domani, la fase continua e viene semplicemente aggiornata la stagione, quindi non sarà più Season 1 ma sarà Season 2 appunto. Quindi la stagione 2. Vabbè, per ringraziare tutti del loro straordinario supporto, gli utenti che installeranno l'aggiornamento 3.1.0 entro il 9 ottobre riceveranno un accordo al buio. Non sappiamo per cosa, ma un accordo al buio. Una volta installato l'aggiornamento, accedi al gioco, apri la posta in arrivo entro il 9 ottobre per riscuotere l'accordo al buio. Potrai usare l'accordo al buio dopo il lancio dell'aggiornamento 3.1.0 fino al 12 ottobre 2023 all'1:59 UTC. Buon divertimento con i football 2024. Quindi questa è la notizia ufficiale di quest'oggi, ragazzi. Domani arriva il nuovo aggiornamento. Che cosa dovrebbe contenere questo nuovo aggiornamento? Chiaramente, come ho già detto nell'intro, noi andiamo ad attingere queste informazioni da alcune indiscrezioni che provengono da Durandil PES soprattutto, e che sono state riportate da Galvani. Quindi se qualcuno di voi dice che queste sono indiscrezioni di Galvani, vi sbagliate, perché sono indiscrezioni di Durandil, perché magari qualcuno di voi potrà anche mettere in dubbio la capacità di Galvani, che secondo me comunque è un buon influencer e molte volte ci prende.
la gente si ricorda solo delle volte in cui sbaglia, non si ricorda mai delle volte in cui ci azzecca. Ma provengono appunto da Durandil Pass, un influencer molto molto più efficace secondo me, che ci prende praticamente sempre Durandil, anche perché lui è un modder, un advanced modder come si definisce lui, un modder avanzato, e va anche a vedere un attimino i file nascosti all'interno del database di Steam, quindi ci porta non solo parole ma fatti concreti, alle volte con immagini che poi si sono state appunto rilasciate veramente, che è capitato ad esempio quando doveva uscire le stanze coop. Lui già l'aveva trovato e poi effettivamente sono uscite le stanze coop, quindi lui ritengo che sia molto molto più affidabile. Però è solo per precisare, ragazzi, perché queste comunque provengono da lui ed è giusto dare il merito a Durandil se dovesse prenderci, perché Durandil dice che domani, abbiamo parlato anche il video di ieri, dovrebbe arrivare un aggiornamento del gameplay con qualche modifica, e questo secondo me arriverà al 99,9%, perché per ogni aggiornamento comunque fanno delle modifiche al gameplay. Dovrebbero arrivare di nuovo le squadre brasiliane offline, tranne il Palmeiras da quello che ho capito, e dovrebbe arrivare soprattutto l'ipotesi più azzardata, cioè lui è abbastanza sicuro di quello che sta dicendo. Secondo lui domani arriva il My League, questa nuova modalità offline My League, che sarebbe la possibilità di fare un campionato giocando con tutte le altre squadre, addirittura da quello che ho capito si possono fare anche i trasferimenti, una specie di master, ma non proprio una master, perché comunque è finalizzata a guadagnare, in base alla posizione in classifica che hai nella Lega, guadagnerai delle ricompense utilizzabili nel Dream Team, quindi è comunque una roba collegata al Dream Team, e comunque una roba che per accedervi dovete essere collegati online, cioè non si può giocare solo offline. Le partite sono contro l'intelligenza artificiale, da quello che ho capito, ma per accedere alla modalità dovrete essere collegati a internet. Ma ripeto, è un'indiscrezione di Durandil, quindi se ci azzecca veramente tanta tanta roba, ragazzi, perché non so come fa a azzardare una cosa del genere senza che Konami ha detto niente in maniera così sicura. Domani vedremo cosa succede. Queste sono le principali cose che ha detto Durandil e io personalmente mi auguro che effettivamente domani arrivi il My League. Beh ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Fatemi sapere chiaramente nei commenti che ne pensate delle cose dette da Durandil, cioè secondo voi ci prenderà, domani veramente arriverà il My League? Io non lo so, non mi voglio sbilanciare, non voglio dire sì, no, staremo a vedere, io vi ho riportato le indiscrezioni, si vedrà. Come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio, un saluto dal vostro Simo Play, bella ragazzi! Words to my actions, magic in my eyes, everlasting.